ribellare. Poteva come tanti scegliere partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito, alle elezioni si era candidato. Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sai anche camminare, contare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 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 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. E il toro mafioso, uno dei tanti del nostro paese, mia madre, la mia famiglia. Ancora on air. Ancora on air. Sounds good, Radio Roma Futura in diretta dalla festa dell'Unità di Roma, alla Casa del Jazz, vero? Esatto, dalla Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina. E qui c'avevamo tutto qua di fuori, ieri facevamo benzina. È vero, è vero. Abbiamo visto tutto, c'è di tutto. Due bei uomini che si sono fermati in giacca e cravatta da una signorina, la signora pensa se sia persa. Anch'io. No, secondo me aspettava l'auto. È vero, vero. Non c'era la fermata, però. No, vabbè, l'auto. Chissà quale auto aspettava. Vabbè, pure io sono subito a pensare agli autobus. Non lo so perché. Vabbè, è normale, una bella ragazza così. Infatti ci siamo fermati. Ma poi un passaggio, 50 euro. Ma come 50 euro? Si paga a te, a noi, eh? A benzina a meno. Infatti, non si è capita sta cosa. Noi pensavamo che ci voleva fare il pieno di benzina. Ma no, ma 50 euro, ma a gratis. No, no, 50 euro tu me li devi da me. Hai capito? Quella. Era pure di Roma. Beh, vabbè. Vabbè. Cioè, siamo appena stati informati che gli AVEO per adesso non possono venire a farsi intervistare. Eh sì, perché stanno ancora dietro al backstage. Vabbè, stanno lavorando, voglio certo, dire. È chiaro, è chiaro. E quindi noi temporeggiamo. Cerchiamo di temporeggiare. Sì, mentre Maxi ci dovrebbe portare un par di birre. Un po' di bevanda. E guarda un po' chi arriva verso di noi. Vediamo allora all'orizzonte il grande Roberto, frontman degli AVEO. Che cosa dici? Oh! E quindi, ok, perfetto. E quindi lo prendiamo proprio a cecio. Ma intanto peggio di quello che facciamo noi con noi. Vai, vai. Vabbè, allora facciamo una cosa. Siccome me la devo fare pure io la sigaretta, mentre ci facciamo la sigaretta, mandiamo proprio un pezzo degli AVEO. Gerusalemme. Gerusalemme, vai, vai con Gerusalemme. Spariamo questa Gerusalemme e vai con gli AVEO.
sai dimmi dove sta la cupola del Vaticano. Io vengo da piedi e da molto lontano, se dice beato ma c'è se poi invecchiato. Ma tu che sei arte che vedi più là, sai dimmi chi c'è o chi deve arrivare. Io porto sto cuore come dono d'amore, un sogno proibito dei mille anni fa. Porto denari e peccati originali, scimmie e mignotte che mi rendono steoli. Sei dimmi chi c'è o chi deve arrivare. Io porto sto cuore come dono d'amore, in un sogno proibito dei mille anni fa. Io porto la vita, sì, io porto l'amore, e questa carovana poi dei principi e dei sole, che continuo, che cammino e che ne cerco per sto mondo, ma che prima o poi ne incontro, sì, perché giriamo il mondo. Manco siamo arrivati, ma qui c'è solo una piazza e sì tanta lussuria. Io cerco una grotta, ho seguito una stella. Ma tu che sei alta, che vedi più là, sai dimmi se c'è, se sta ancora brillà. Qualcuno che mi chiede chi ci abita qua, rispondi tu per me chi sua santità. Che è nato in una grotta. Ma che te ridi? E questa era Gerusalemme degli Aveo, pezzo molto bello, molto balcanico, molto ballabile. Io battevo le mani come se ci avessi avuto due gambe e un giambè, sì, giambè, dico bene, no? Sì. Bongo. Sì, vabbè, piantala con sti bonghi. Sì, in realtà, sì, è una percussione. Il giambè è quello che si mette tra le gambe. Esatto. Il bongo, no. Ah, il bongo è quello che sta appoggiato. Potrebbe essere anche quello. Posso dire solo una cosa? Certo. Ah, posso dire una parolaccia? Ah, voglio, io ho appena fatto già una figura del merda con Roberto, il cantante degli Aveo. E dice un po' che gli ha detto. E niente, sono arrivato a due ragazzi, ho fatto un video di fans. Ma gli facciamo subito una domanda. E invece era una cugina, la sorella. Vabbè, le prime fan. Le prime fan, è vero, si parte sempre dalla famiglia. E certo, il grande Morgante che finalmente è arrivato con le birre. Diciamo che sta diventando il miglior barman di tutta la festa dell'unità. Visca il Barça. E alla salute anche dei radioascoltatori, di Roberto che sta a fare public relation. Pure Roberto fa public relation. Vabbè, ma è tosta. Ripetiamo, sta un po' a sfoga l'adrenalina che del concerto, che comunque io non sono mai stato capace di suonare uno strumento. Ho provato a imparare a suonare la chitarra, quindi non ci ho mai avuto la possibilità di suonare davanti a tanta gente, soprattutto poi veramente tanta gente, perché comunque c'è il concerto di Modena City Rambers. Hanno suonato prima dei Modena City Rambers, non è che cacchio. Infatti vabbè, l'adrenalina ti asfoga in qualche modo. Vabbè, regolare, nel senso, cioè, al di là di quello, poi comunque sali sul palco carico
E è un po' come quando vai a ballare, hai visto quando vado in dancehall, no? Lasciando perdere il tasso alcolico che supera proprio, io non ho la patente quindi posso bere quanto mi pare, è legale, no? Te fai portare in giro, insomma. Finita la dancehall, finita la musica, io sto ancora ubriaco lercio e praticamente mi sale tutta, come la vogliamo chiamare, la fattara si dice a Roma, no? È un problema. La pezza. Uguale penso sia la stessa cosa quando stai su un palco, l'adrenalina, finisce il concerto, la devi in qualche modo smaltire, no? Certo, e quindi che fai? Continui a ballare? Sì, da solo dentro casa. Oppure canti a cappella, canti. Sì, stavo a dire che a cazzo di cane, a cappella. Vabbè, oggi sì. E quindi comunque la gente continua a camminare davanti a noi, ogni tanto lancia un'occhiata verso di noi, sono soprattutto uomini, me devo preoccupare? No, va tranquillo. No, tranquillo. La sì, libertà sì. È una cosa importante. Come si dice a Roma, tranquillo, ha fatto una brutta fine. Sì. Sì, forse è la location giusta, vero? Per dire questi aforismi. Sì, sì, antichi, no, infatti mi sono fermato a metà. Esatto, sì, si fermava a metà. E quindi aspettando Yaveao, chissà se a fine concerto anche i Modena City Rembrandt, insomma impiccio sempre comunque la curiosità. MCR, noi li chiamo così almeno. E la sigla è quella poi, no? Infatti. Modena che poi, ragazzi, sono diventati i nostri follower su Twitter. Ecco, no? Beccate questa, va. Che ci mandano saluti ogni tanto. Quindi se vogliono venire pure qua, faccio sto saluto. Ma vediamo un attimo, comunque li coinvolgiamo, certo. Ci dedicano 15 certo. minuti certo. e sostengono Radio Roma Futura. Certo. Voglio dire, sarebbe una bella cosa. Infatti, sarebbe proprio bello. Magari poi è emozionante soprattutto. Sì. Per noi che siamo speaker novelli. Sì, speaker in erba, ma erba di quella buona. Esatto. Vabbè, io direi di mandare. Mandiamo un altro pezzo. Un altro stacchetto musicale. Vai, Davide, scegli tu questa volta che. Ma guarda, mettiamo. Se io vado a scegliere, scelgo i Doors. Ma lo sai perché? Perché io sono uno dei fan dei Jim Morrison. Io ho sempre detto, fammi passare sta cosa. Io ho sempre detto, se nascevo negli anni fine 60, inizi 70, ero proprio per Jim Morrison. Non nascevo, okay. Se a quell'età avevo. L'età sua, 27 anni quando è morto lui. Ero frocio per Jim Morrison. Sì, ma non è una volgarità, cioè. No, nessuna volgarità, sono perfettamente d'accordo. Jim Morrison è un grande personaggio. I Doors, un gran gruppo che ha dato molto vabbè, fa parte dell'era d'oro del rock, no? Tutti i bei gruppi. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Doors, Frank Jefferson Airplane. Mamma mia, che epoca! Poi noi che ci avevamo in Italia? I Pooh, che comunque sono forti. No, erano bravi, comunque musicisti niente da dire. Poi hanno fatto piccola Ghetti. E... anche perché se no stiamo attenti, cimena Pietro. Cimena Pietro. No, vabbè, ma Pietro gli è bastato che io che odiavo i Pooh, gli ho detto, mazza, questo pezzo è veramente bello, prog, e lui rideva, infame, e salutiamo anche Pietro. Infatti. Il venerdì con Musica Viva. Musica Viva. Senti, è fatto bene pure a ricordarlo. Certo, sì, anche alle 18, tutti i venerdì alle 18, e ci siamo. Dei Doors, che hai scelto i Doors, scegli tu il brano. Scelgo i Doors, vedo People Are Strange, la gente è strana, siccome un po' strani lo siamo pure noi. Molto strani. E quindi andiamo con People Are Strange. Pezzo che poi è tra i miei preferiti. Ma anche dell'ala, diciamo, se la vogliamo chiamare.